Allora, comandante Alfa, lei è uno dei fondatori del gruppo di intervento speciale dei carabinieri, che agisce in casi di emergenza come quando c'è da affrontare una rivolta in carcere o salvare un ostaggio. Perché ha deciso di fare questo lavoro? Perché ho promesso a mio padre, dopo le varie legnate, elevare il potere delle parole, essendo nato nel profondo sud, dove c'è questa linea sottile, dove era molto semplice passare dalla parte del male, che avrei fatto qualcosa di importante. E sono riuscito a farlo con tanti sacrifici. Perfetto. Ci può raccontare un episodio significativo per farci capire in cosa consiste il suo lavoro con il GIS? Beh, ci sono molti episodi significativi, perché poi ogni operazione che tu fai è significativa, perché vai a rischiare la vita. Ti posso parlare della prima operazione del GIS, dove tutti gli italiani, tutto il mondo venne a sapere che anche l'Italia aveva un reparto speciale efficiente, che la rivolta della supercaccia dei Trani, dove realmente liberammo 10 ostaggi e catturammo i 98 terroristi, e che se terroristi o terroristi che avevano effettuato questa rivolta. Un'altra operazione che ricordo che mi dà molta soddisfazione ma nello stesso tempo emozione, è la liberazione della piccola Tacchella, la bambina di 8 anni che liberammo a Santa Margherita Me, oppure quella, diciamo, divertente dopo aver risolto, del campanile di Venezia, che ci siamo resi conto che erano delle persone che non sapevano neanche cosa stessero facendo. Ogni missione, oppure un'altra operazione che mi ricordo, per dire, che mi hanno chiesto l'autografo perché erano orgogliosi di essere stati arrestati del GIS. Ogni operazione, sai, ha sempre qualcosa di significativo. Perfetto, la ringrazio. Ciao, ragazzi.